Benvenuti in questo nuovo video. Siamo su D-Rail Valley, un simulatore in cui si portano merci con i treni in giro per una mappa. Prendiamo questo contratto, abbiamo dei tronchi da consegnare alla segheria, partendo dalla foresta centrale, scendendo giù e salendo per la salita che ci porterà a FRS, per poi arrivare giù fino alla segheria. Questo è il contratto, 10.000 dollari di guadagno, questi sono i carri che andremo a prendere con questa bellissima locomotiva. Apriamo la valvola del compressore, la valvola dell'olio e infine la valvola della dinamo per avere la luce. A questo punto possiamo entrare all'interno della locomotiva e iniziare a caricarla con il carbone. Prendiamo la nostra pala, apriamo la caldaia e mettiamo dentro il carbone. A questo punto prendiamo l'accendino e facciamo partire il fuoco. Mettiamo marcia in avanti e apriamo la valvola per far uscire la condensa. L'acqua sta a posto. Apriamo questa bella finestrella e accendiamo la luce di cabina. Ovviamente una bella fischiata e si parte. Dello scambio, partiamo e ci mettiamo in manovra sul binario con i vagoni che dovremo portare. Eccoli qua, e adesso procediamo con l'aggancio. Perfetto, gancio e tubi dei freni collegati, ma prima bisogna togliere il freno a mano dal primo carro che abbiamo agganciato. Adesso possiamo accettare l'ordine, ci dice che dobbiamo arrivare dal binario C40 della foresta fino al binario C3I della segheria. Marcia in avanti, fischiata. E si parte. Nel frattempo aggiungo anche un po' di carbone perché se ne è un po' consumato. Questa locomotiva non è potentissima, ma basterà per il nostro lavoro di oggi. A questo punto possiamo aumentare un po' il rapporto di marcia per andare più veloci e consumare meno carbone. La pressione sta in un livello molto accettabile, 12 bar sono più che sufficienti, si viaggia a 30 km all'ora e piano piano si cerca di aumentare la velocità perché in questo punto avremo anche una bella salitina. Mettiamo l'acceleratore a manetta perché qui c'è un punto un po' di salita. Apriamo anche un po' l'acqua perché sta finendo. Adesso qui devo mettere un po' di freni perché si passa in una discesetta
che non è niente male. Eccoci qua che entriamo sulla linea principale. A questo punto avremo una grossa salita davanti a noi, quindi tutto a manetta e si cerca di preservare il più possibile la velocità. Siamo a 50 km all'ora, ma qui la nostra velocità diminuirà di molto. Infatti, come vedete, sto cercando di gestire un po' la pressione che si sta abbassando rapidamente. La pressione sta calando molto drasticamente, speriamo di farcela, dai. Mo la locomotiva è arrivata a una velocità molto bassa, però non si è ancora fermata, abbiamo ancora speranza. Sta dando tutto quello che può per fare questa salita, che è una bella salita. E finalmente sta cominciando a prendere velocità, per questa volta ci siamo salvati. A volte potrebbe servire di portarsi una locomotiva di riserva nel caso dovessi fermarti in salita e non riuscire più a ripartire. A questo punto vediamo, il livello dell'acqua sta ancora a un buon livello, mentre il carbone no, quindi probabilmente dovremo fermarci nella foresta sud a rifornirci un po' di carbone e acqua. Stiamo per entrare in una galleria. Accendiamo i fari, ovviamente. Nel frattempo vi faccio vedere anche com'è un po' il treno nel suo complesso, allargando un po' la visuale. Ed eccoci arrivati alla foresta sud, ho cambiato quello scambio molto velocemente, stavo rischiando di finire su un binario morto. Eccoci qua, il carbone è completamente finito, quindi avremo bisogno di fermarci e rifornirci. Locomotiva rifornita, massimo livello di carbone, massimo livello dell'acqua, possiamo ripartire. Acceleratore a manetta e via così. Qui avremo una bella discesa davanti a noi, per cui tolgo tutto l'acceleratore, rifornisco un po' l'acqua perché è quasi arrivata al punto di non ritorno e la velocità comincerà ad aumentare da sola. Bisogna dare anche dei bei colpetti di freno, altrimenti si rischia di deragliare. Ecco, in questo caso ho rischiato un pochetto, come si è sentito dalle ruote che strusciavano sulle rotaie, ma il treno è ancora a posto, quindi acceleratore di nuovo a manetta.
attenzione che arriva uno scambio con limite a 40, quindi via di tutto quello che può darci con i freni. Adesso sta per arrivare una lunga salita che ci porterà fino alla segheria, per cui è fondamentale mantenere il più possibile i 50 km orari del limite che sta per arrivare e cercare di non perdere troppa velocità. Guardo intanto il binario in cui dobbiamo arrivare. C3I, eccolo là, bisogna andare a sinistra nel primo scambio. Eccoci allo scambio, a questo punto iniziamo la manovra di assestamento e di frenatura all'interno del binario. Ovviamente va cambiato quello scambio e anche quell'altro. Via tutti i freni. Metto il freno a mano sull'ultimo carro. Locomotiva sganciata e si va ad accettare il contratto. Ed eccoci qua. $15.000 in totale con il bonus per essere arrivati prima. Grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video.